È un fiore all'occhiello per tutta la Puglia, perché ne abbiamo avuti assegnati tre progetti di questi qua, uno a Bari, uno a Barletta e uno a Foggia. Ed è un grosso successo di iscrizioni e di partecipazione. Questo progetto è un progetto che il 30% devono essere extracomunitari, ma devo dire con sincerità, avevo qualche dubbio su di arrivare al 30% extracomunitari, ma il presidente di questa società è un'autentica macchina di organizzazione e di presenza dei bambini. Abbiamo superato il numero che era stato prefissato e c'è un'affluenza che veramente ci fa star bene e insisteremo nel progetto perché è un progetto molto valido. Sì, l'obiettivo principale è quello di cercare di unire tutti i colori della vita in un unico colore, soprattutto di pelle, e cercheremo di farlo attraverso lo sport. I bambini hanno dimostrato con la loro partecipazione e con il loro invito che noi abbiamo fatto che vogliono portare a termine questo progetto. È un progetto faticoso ma anche bello, e questo, diciamo, ci inorgoglisce perché è una nuova iniziativa che ho affrontato con spirito che mi contraddistingue sempre negli anni, quindi ce la metterò tutta per portare a termine questo progetto. La prima fase prevede un centro estivo che ha la durata di 6 settimane, che si svilupperanno nel periodo tra luglio ed agosto, dove i bambini effettueranno vari sport: pallavolo, calcio, karate, tennis, basket e ginnastica artistica, oltre ai laboratori che effettueranno in questo periodo qua. Quindi, se avremo diverse attività da svolgere e avremo tanto da fare.